di Pordenone. Tre medaglie d'oro al valor militare contraddistinguono questo vessillo e sono quella di Aldo Bortolussi, sono quella di Olivo Maronese, sono quella di Dario Chiaradia, sono quelle alle cui pensa e si riferisce, ne siamo sicuri, il comandante David Colussi, che scorta impettito e fiero il vessillo della sezione alla quale appartiene. Sì, perché si è in divisa, si è in servizio, ma il cuore alpino, ragazzi, è anche quando la divisa la si smette, è anche quando a casa si chiudono fuori i pensieri e si ascolta quel lunghissimo film musicale, quel lunghissimo film di parole, di canzoni, di inneggi che fanno la storia degli alpini. Le parole d'ordine, guardatele, non sono mettiamo le mani in tasca, non sono giriamoci dall'altra parte, non sono le banalità, fango e ce n'è per tutti, freddo e lo stiamo patendo, fame e come che brontola la pancia. Eppure queste parole d'ordine, che sono diventate il modo di operare dei nostri alpini, ci ricordano le fatiche, ci ricordano le difficoltà, ci ricordano la durezza di quella campagna di Grecia, di quella campagna d'Albania, dove tanti giovani ragazzi hanno perso la vita. Che poi giovani ragazzi non lo si dovrebbe proprio dire, o si è giovani o si è ragazzi, e qua ci vuole una bella rettifica. Insieme con i rievocatori di quell'epoca, i sindaci delle comunità alpine della provincia di Pordenone, il canto alpino, perché Pordenone canta a voce alta e squillante, ne abbiamo avuto saggio venerdì, ne abbiamo avuto saggio ieri, continueremo ad averlo in ogni occasione in cui vorremmo ascoltare belle cante, bella musica e arricchirci di senso e di significato. I tanti che non sono più tornati, i tanti ai quali è dedicata Stellutis Alpinis, sono dedicate quelle canzoni e quelle musiche struggenti, se giungi quassù tra le rupi dove essi mi hanno sepolto, c'è uno spiazzo fiorito di stelle alpine. Dal mio sangue è stato bagnato. Per segnarle una piccola croce è scolpita là nella roccia. Tra quelle stelle nasce qualche ciuffo d'erba ed io sotto riposo in pace. Cogli, raccogli una di queste stelle alpine che ricordi il nostro amore. Tu gli darai un trepido bacio e poi la nasconderai nel petto. Quando a casa sarai sola e di cuore pregherai per me, il mio spirito sarà là, leggero e attorno, ed io e la stella saremo con te. Stellutis Alpinis resterà per me che stele, che il mio sang e la nutrit, par che l'usi sempre biele sull'Italia all'infinit. Sezione di Pordenone, Alpini d'Italia. Alpini d'Italia e alpini per l'Italia. No, noi non ci tiriamo indietro, non neghiamo, pur conservando i nostri accenti, pur conservando il nostro regionalismo, pur conservando le nostre tradizioni, fermamente attaccati ai nostri veci, con l'occhio al futuro, pensando non più alle nazioni ma ai popoli, noi ci siamo e continuiamo ad esserci, ben consapevoli che in questo mondo, in questa nostra dimensione, in questa unitarietà che ci porta al Piancavallo, che ci porta alla Sella Chianzutan, che ci porta
sulle propaggini di Erto e Carso, che ci porta su quei luoghi tanto duramente colpiti. Pur in tutto questo, nel cuore batte all'unisono un luogo per tutti, la nostra cara amatria patria Italia. E certamente alpini una volta, alpini per sempre, alpini mai in congedo, sempre ostinatamente in servizio. I numeri sono grandi, ne vorrei citare uno per tutti, perché poi sapete, al di là, ovvero fuori dalla burocrazia, c'è una grande capacità di interpretare i bisogni e una grande elasticità nell'individuare immediatamente i punti nevralgici dove è bene essere presenti. Allora, la sezione di Pordenone quest'anno ha fornito la bellezza di 11.000 ore di guardiania presso gli ambulatori e i centri medici di riferimento alle comunità pordenonesi. Allora, sapete, quel timore, quel disagio, quella paura che prende le persone in servizio, che prende i nostri medici all'interno di pronto soccorsi oppure all'interno di quelle strutture d'emergenza dove, facendo la guardia medica, garantiscono salute, continuità, garantiscono uniformità di servizio. Allora gli alpini di Pordenone hanno pensato due a due di dividersi e di fare turni di assistenza, ricevendo tanti complimenti non solo dal personale medico, ma ricevendo anche quello sguardo grato e quell'atteggiamento di benevolenza che le persone umili, le persone semplici hanno, ringraziando con gli occhi. 11.000 ore di assistenza alle guardie mediche in provincia di Pordenone, un numero su tutti. È vero, noi alpini siamo la più bella famiglia. E Giulia si scandisce ancora e ritmiamo l'applauso, ritmiamo questo applauso. Giulia, 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 storica Brigata Alpina Giulia, che insieme con la Brigata Alpina Cadore, che vedremo dopo, insieme con la Brigata Alpina Orobica, insieme con la Taurinense, con la Scuola Militare, rappresentano comunque, anche se non ci sono più, rappresentano il nostro mondo e la nostra patria. E certo, e perché no? Possiamo gridarlo forte, oggi è la festa della mamma e allora nella seconda domenica di maggio si applaude e si inneggia a chi ci ha generato, a chi ci ha dato la vita, a chi sicuramente ha fatto 3-4 lavori in pochi minuti, in pochi secondi. E la guardiamo da lassù, io sono un privilegiato, ho proprio davanti al mio sguardo la Madonnina, che forse è la mamma che ci protegge tutti. La guardiamo e la pensiamo. Siamo a Milano, siamo in questa straordinaria piazza, in questo luogo italianissimo, siamo insieme, forti e uniti, per applaudire chi del servizio ne fa un vanto. Penna Nera, un amore infinito per noi che la portiamo sul nostro cappello, ma Penna Nera ci auguriamo un amore infinito anche per voi milanesi che ci avete dimostrato tanto affetto e tanta accoglienza, anche per voi giunti da ogni parte d'Italia, anche a tutti coloro che oggi visitano Milano per interesse personale, si facciano contagiare dall'euforia e dall'allegria alpina. Siamo grati per la presenza del signor Ministro della Difesa con noi. Sta lasciando
l'area della cerimonia, l'area delle tribune. La sua presenza ha consolidato, se mai ce ne fosse bisogno, lo spirito di unità, di fermezza e di fedeltà degli alpini alla patria Italia. Grazie signor Ministro, porti con sé questo bel ricordo di Milano, porti con sé questi nostri alpini e quella loro richiesta, che non è insistente ma è ferma, di poter offrire ai giovani di oggi un servizio dedicato alla scoperta della patria, dedicato alla scoperta dei principi del dovere, dell'onestà e della coerenza. Decidano i politici come, ma non lasciano inascoltato il grido che anche oggi da Milano l'Associazione Centenaria degli Alpini lancia: la civiltà dei doveri viene prima della civiltà dei piaceri. Alto Adige, che non vuol dire semplicemente Brennero, non vuol dire solo la città di Merano,